Sono tornato a Scenne di Pineto, in questa spiaggia molto bella, selvaggia, ciottolosa, che purtroppo è stato oggetto di lavori tre settimane fa, e abbiamo dovuto fare degli esposti perché è stata danneggiata la vegetazione, una vegetazione molto rara presente. Sono qui non solo con il binocolo che accompagna gli ornitologi, ma anche con un altro oggetto importante, cioè con il cannocchiale. E che devo portare sotto il sole in questa spiaggia, perché? Perché è una spiaggia importante per la nidificazione dei fratini. Qui nel passato non si facevano monitoraggi attenti, anzi è stata una delle critiche che noi abbiamo fatto da ornitologi al progetto del WWF, che a nostro avviso mancava di monitorare alcuni tratti che poi si sono rivelati importanti, e dall'anno scorso abbiamo iniziato noi, abbiamo trovato tre nidi più un nido è stato trovato da un pescatore, e più a sud un altro nido a Villa Fumosa. Ora sono tornato per vedere se c'erano i fratini, e qui è molto più complicato trovare i nidi di fratino. In spiaggia sabbiosa si cercano le orme, è molto più semplice, dove le orme si addensano magari c'è un nido e si cerca, e qui invece è tutto ciottoloso e le uova possono stare qui in mezzo. Peraltro poi c'è un'altra questione particolare, perché in questi luoghi selvaggi i fratini sono più discreti, hanno una distanza di fuga maggiore, e quindi magari uno cammina e non vede partire il fratino dal nido, allontanarsi dal nido, oppure lo vede dopo decine di metri. Quindi a quel punto solo con l'ausilio del cannocchiale si può seguire qualche animale, e appunto perché sono molto discreti tornano al nido con impiegano un po' di tempo. Infatti oggi ho trovato due nidi ed è veramente una soddisfazione in aree non sottoposte ai lavori con i mezzi meccanici, guarda caso, e ovviamente questi nidi li segnalo alle autorità. E per farli anche magari delimitare, perché potrebbero essere schiacciati inavvertitamente. Però ecco, qui senza l'ausilio di mezzi come il cannocchiale, e soprattutto un'esperienza molto molto avanzata nella ricerca di nidi fratino, anche per il comportamento, perché magari ecco, io ho visto un maschio che stava sulla spiaggia, si puliva, e magari uno pensa sta lì a riposarsi, invece si pulisce le piume di solito anche quando si sta per andare a covare, perché anche il maschio cova. Infatti poi l'ho seguito, si è fermato tantissime volte, io ero lontanissimo col cannocchiale, molto furtivo, lui si è avvicinato, poi si è seduto sulle uova, e per trovare il nido anche guardandolo col cannocchiale ho dovuto ovviamente fissare dei punti di riferimento. Ci ho messo 5 minuti per vedere bene, perché ovviamente poi uno si deve avvicinare a colpo sicuro. Ho trovato questi nidi, e a questo punto quest'area si conferma molto molto importante per la nidificazione del fratino, e assolutamente quindi bisogna evitare nel futuro qualsiasi lavoro fatto con i mezzi meccanici. Bisogna lavorare qui a togliere i rifiuti antropici solo a mano, tutelando quest'area. Non veniteci con i cani, non fate kitesurfing, perché il kitesurfing è anche questo un fattore di disturbo per il fratino, con queste vele che ondeggiano praticamente sulle dune quando partono per andare verso l'acqua, e i cani sono una fonte di disturbo per i fratini in cova, perché pensano che sono predatori, e poi in realtà sui pulcini una volta nati i cani possono andare a predare, magari il padrone neanche se ne accorge, perché tutto avviene magari a 30, 40, 50 metri. Quindi un invito a tutelare queste aree così importanti, le ultime rimaste per il fratino e per le piante delle spiagge.